Qui con Francesco Bianconi, ciao Francesco. Ciao. Allora, Forever, il tuo primo disco da solista, un disco in cui, insomma, hai tolto tutte le sovrastrutture e fai parlare le canzoni, i testi. Ci racconti un po' come hai lavorato a questo tuo primo progetto solista? Ho lavorato per sottrazione, come si suol dire, un'esperienza nuova per me perché io sono sempre stato un fantastico appassionato e fan dell'addizione, ovvero con i Baustelle mi rendo conto di aver fatto, abbiamo sempre lavorato a una forma canzone molto barocca, molto orchestrata, in cui c'era una commistione fra elementi di rock e anche elementi derivanti dalla musica classica, per cui interazione tra gli archi, i fiati e invece l'armamentario più del rock, no? Per cui tutto molto stratificato, molto stratificata la musica di Baustelle. E devo dire, mi piace, continua a piacermi questo mondo folle dell'iperarrangiamento, però forse perché a un certo punto, non so, si ha voglia di cambiare pagina, si ha voglia di scenari nuovi. Io già da quando eravamo un po' in tour, gli ultimi due tour con i Baustelle sentivo che avevo voglia di una maggiore semplicità, maggiore abilità di manovra, non so come dire, cominciavo a sentire un po' come ingombrante tutto queste strutture stratificate, per cui è venuto molto naturale quando poi Baustelle ci siamo detti adesso fermiamoci un attimo, ognuno è libero di fare i propri progetti. Io il mio progetto l'ho subito pensato come una cosa molto minimale, molto semplice, molto guidata dalla voce, senza ad esempio la sezione ritmica, ho eliminato proprio basso, batteria, ogni forma di percussione tradizionale, ed è venuto fuori un disco forse nudo, più privato, e più privato anche perché mi sono messo a lavorare, quindi togliendo cose e quindi rimane la voce, rimangono poche pianoforte, quartetto d'archi, tutto più. Forse anche alle parole stesse si dà più attenzione, no? Anche nell'ascolto, come se diventassero un po' più il fulcro, come se fossero più sotto un occhio di bue. E ho lavorato così, prima scrivendo le canzoni, poi arrangiandole, ma è nato, sono state prima delle sessioni di scrittura fatte anche con dei pianisti di musica classica, con alcuni di loro ho co-scritto alcune delle canzoni di questo disco, e poi c'è stata tutta una lavorazione fatta, una volta finito l'arrangiamento, abbiamo scritto l'arrangiamento per quartetto d'archi, poi siamo andati in studio, abbiamo cominciato ad andare in studio a registrare. È stato tutto molto lineare e naturale. Un disco che potremmo definire anche universale, anche dal sapore un po' internazionale, perché ci sono diverse collaborazioni internazionali e diverse lingue anche presenti nei brani. Sì, è internazionale, o perlomeno l'idea era quella di, avendo spogliato e ridotto così ai minimi termini dal punto di vista musicale la canzone, il risultato è una canzone che può essere tipica di qualsiasi epoca di adesso o del 1700, ma anche tipica di qualsiasi luogo, di qualsiasi geografia. E per cui, per rinforzare questa cosa, questo essere una canzone del mondo, essere una forma di folk universale, ho quasi da subito pensato sarebbe bello unire alla mia voce anche la voci e soprattutto lingue diverse, quasi a voler dimostrare che è sempre un po' la stessa canzone, da Tunisi a Los Angeles. Per cui ho cominciato a pensare a voci di ospiti che anche, cioè non italiani, che mi piacevano e che potessero arricchire in questo senso il disco. Ho stilato una lista, alcuni hanno detto subito sì, altri no. L'idea era addirittura quella di lasciare delle musiche aperte e dire all'ospite, invitare l'ospite a scrivi
il testo tu nella tua lingua e poi lo cantiamo insieme, se l'idea ti va. E insomma, ad esempio con Indy Zara per la canzone In Arabo così è stato. E, Caso dei Bandredel Clayton così è stato, insomma. E Rufus Wainwright le avevo proposto di. Gli avevo mandato il pezzo in italiano e volevo fargli scrivere un testo in francese perché lui è canadese, francofono, ma mi ha scritto no, io sono super amante dell'opera, voglio cantare in italiano, voglio cantare in italiano, così è stato e devo dire, forse, insomma, non forse, ha avuto ragione lui perché è meraviglioso il risultato, per cui ecco, però è, questa era l'idea, riuscire a rendere, a dare l'idea di una sorta di unica grande canzone del mondo. Ascoltando il disco, ad esempio il singolo di Bene, mi dà l'idea di essere un po' un invito all'azione, quindi all'agire, all'uomo, insomma di non stare fermo ma di agire non solo per se stesso ma anche per la collettività. In un'epoca come quella che stiamo vivendo, quanto la musica può ancora avere un valore a livello sociale, cioè invogliare le persone un po' ad agire? Ce l'ha un valore a livello sociale e chi fa questo mestiere anche, è giusto che si senta la responsabilità dell'impatto che può avere sulla gente che ascolta. La musica è una cosa importante, secondo me, la musica popolare. Non è detto che cambi il mondo o che, come dicono, alcuni che facciano le rivoluzioni, quello non ci credo, però influisce a livello sociale molto, per cui una società chiusa produce della musica chiusa e questa musica chiusa o come dire, provoca, rinforza certi valori, questo lo dico nel peggiore dei casi, oppure al contrario una società aperta può portare attraverso anche la musica dei veicolare dei messaggi che rinforzano, ecco, può aiutare a rinforzare certe cose, può anche seminarne di nuove e da questi semi poi insomma nascono magari anche grandi cambiamenti, quei cambiamenti che poi avvengono a livello politico, magari culturale o economico. Per quanto riguarda invece il futuro della musica, ovviamente non è ancora tutto da vedere, insomma come si evolverà la situazione. Tu adesso farai un store in cui presenterai il disco, poi stai già pensando appunto quando sarà possibile a come rendere il live o stai scrivendo anche qualche altro libro, visto che hai pubblicato due romanzi e un libro di poesie? Beh, c'è un po' tutto questo, cioè ho un'idea di libro a cui sto lavorando ma ancora non posso dire nulla, è ancora troppo in forma, c'è una voglia pazzesca di suonare le canzoni di questo disco come potrai immaginare dal vivo, perché questa cosa del live è stata stoppata e continua ad essere, è stata stoppata quando doveva uscire il disco ad aprile, continua ad essere anche adesso difficoltoso fare i concerti. Spero che succeda prima più presto possibile, speriamo anno nuovo, insomma. E, vediamo, insomma, questo è il futuro. E purtroppo viviamo come non mai in una situazione di futuro incerto e la programmazione è particolarmente difficile. Però ecco, ci stiamo lavorando. Grazie mille, Francesco. Grazie.